Nel giro di 2 giorni il Ministero del Lavoro ha approvato 2 procedure di cassa integrazione particolarmente attese dal territorio piacentino. La prima riguarda circa 150 lavoratori della RDB di Pontenure, la seconda altri 100 dell'Atlantis di Sariano di Gropparello, che faceva parte fino al marzo scorso di uno dei 7 stabilimenti della società torinese Azimut. Se per quanto riguarda la RDB a Valmontana di Monticelli è fortunatamente tornato in fabbrica il 90% della forza lavoro e le terre cotte di Borgonovo riaccenderanno a giorni il forno, il pannone dell'Atlantis è ormai avvolto dalle erbacce. Per i lavoratori l'unica prospettiva sembrerebbe quella a cui stanno lavorando sindacato e comuni di creare una cooperativa impegnata a fornire servizi e assistenza nei territori più decentrati, in primo luogo impegnandosi nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda invece i 118 lavoratori di Unieuro, si intravede una piccola luce nella possibilità di accedere al più ampio uso di ammortizzatori sociali per cercare di superare questo drammatico momento. Lo sciopero previsto per oggi è stato quindi al momento revocato.